comincia in questo momento il match, vale a dire il campionato di eccellenza come al solito di altissimo livello. Lui arbitro dell'incontro, signor Barone della sezione di Pisa, uno dei big della categoria. Intanto grande movimento di Doveri che va a servire Granito, la botta di Granito, la palla sul fondo dopo 3 minuti, prima occasione da segnare sul nostro taccuino con il tocco di Doveri per Granito. Quel fischio di Barone di Pisa, parte Anzilotti, pallone teso, messo fuori da Terzani, arriva Borgia, il suo destro al volo sul fondo, tocco verso Lenzini, in posizione avanzata Lenzini cerca i dribbling, parte pallone sul destro, la conclusione strozzata sul fondo, ma Lenzini ha questi colpi da fuori, un giocatore che sa battere molto bene le punizioni. Ecco la palla in area, spiova anche questa palla un po' troppo lenta, poi più sinistra di Quilici sul fondo, Pisa che arriva in questo momento. Finisce quindi la prima frazione sul risultato di 0-0 fra l'Astigiana e Tau Alto Pascio. Comincia in questo momento la ripresa con Pratesi in posizione di ala, il cross in area di rigore, non esce Fedele, colpo di testa di Doveri, la palla che esce di un soffio, il pallone poi cercato verso Granito, c'è calcio di punizione dal limite per il Tau, con il Tau che protesta e voleva il calcio di rigore. Parte Mengali, il suo destro sulla barriera, ancora il sinistro, poi la palla che sfila sul fondo e sarà calcio d'angolo. Palla che spiove a centrale, l'uscita di Fedele che accenna, poi ritorna indietro, palla sul secondo palo, Terzani non riesce a liberare l'area di rigore, poi la rovesciata interessante, la palla sul fondo da parte di Doveri, e questo sinistro sul primo palo, attenzione, la palla in rete di Bianchi, ancora lui l'avevamo detto, l'attaccante più pericoloso della Lastrigiana, arrivato sul pallone, su corner, e la palla in verticale buona per Benedetti, l'uscita di Fedele, attenzione alla porta vuota, c'è Mengali, la sua battuta, la clamorosa parata di Calonaci, clamorosa occasione del Tau. 12 minuti più recupero al termine, lo scontro fra Del Pela e Mancini, rosso intanto per Del Pela, evidentemente saltato con le braccia troppo alte. Bassa il Tau Alto Pascio senza pause, tocco buono di Falorni sul settore di sinistra, la battuta di Benedetti per Loncini, la via sul settore di sinistra, entra in area di rigore, attenzione Loncini, pallone sul mancino e la risposta di Di Biagio, ottima, pericolosa la Lastrigiana in contropiede. Diego Silvareis, attenzione Silvareis, uno contro uno, può entrare in area di rigore, c'è anche Loncini, il destro di Silvareis che spreca e ne arriva in questo momento il triplice fischio di Barone di Pisa che sancisce la vittoria della Lastrigiana per 1-0 con il gol di Manuel Bianchi all'altezza del 20° minuto di gioco della ripresa. Voglio fare complimenti al Tau perché è una grandissima squadra e l'ha dimostrato anche oggi, e questo va un plauso maggiore ai miei ragazzi perché sinceramente dopo un primo tempo molto equilibrato, combattuto, anche studiato, perché giusto fra due formazioni di un certo tipo ci fosse anche abbastanza un timore reverenziale giustificato, siamo venuti fuori molto molto bene e abbiamo fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista. Ecco mister, si dice che nel calcio segnano sempre i soliti e anche oggi chi ha segnato? Manuel Bianchi, decisivo in area di rigore avversaria. Sì, Manu è un valore aggiunto per la nostra squadra, ma grande merito anche ai ragazzi che lo mettono sempre nelle condizioni giuste, perché questa è una squadra importante fatta da alcune individualità di rilievo. Partita complicata, perché tanto qui la partita è sempre complicata, poi venivamo da un bello stop, anzi sinceramente avevo più paura poi di affrontarla così, a occhi chiusi, invece tutto sommato ragazzi un po' sprecisi, un po' meno bravi nella gestione palla del solito, però insomma alla fine credo che un paio di occasioni per pareggiarla l'abbiamo avute, non le abbiamo sfruttate e usciamo sconfitti. Ecco mister, cosa cambia questo risultato nell'ottica del campionato con la Lastrigiana che si porta a 3 soli punti da voi? No, dal nostro punto di vista assolutamente niente, poi tutti gli addetti ai lavori davano un campionato chiuso, ma noi che siamo dentro sappiamo che 5-6 punti, poi chiaro vincendo questa avremmo fatto un bel passo avanti, però rimangano sempre qualche punto di vantaggio, abbiamo tante partite difficili, sono 10 partite ancora da giocare, se non sbaglio 30 punti, quindi insomma i tranelli in questo campionato l'abbiamo visto più e più volte, ce ne sono stati tanti, quindi non abbiamo né abbassato la guardia e neanche l'abbasseremo. Abbiamo le prime 3, come al girone d'andata, complicate, che abbiamo Camaiore, Zenit, poi abbiamo comunque la Pontremolese, e poi alla fine sono tutte molto complicate. Non è che siamo una schiaccia sassi, siamo una squadra che ha giocato, che prova a giocare, a volte riesce, a volte no, come il primo tempo di oggi, però insomma alla fine sono soddisfatto lo stesso.